Good morning, Kiss Kiss. Siamo in diretta, siamo a Good Morning Kiss Kiss, è arrivato, ce l'aveva promesso, avevamo annunciato, signore e signori, allora io l'annuncio proprio. Pensavamo, diciamo la verità, pensavamo non venisse, perché un artista difficilmente si mischia con due cretini, no, invece lui è superiore a queste cose. Ma perché è venuto in macchina e sai che da noi si sa quando si parte, ma non si sa quando si quando si parcheggia, più che altro. Allora, autore di grandi successi, protagonista indiscusso della musica italiana, da più di 30 anni, anzi 31 per l'esattezza, è con noi Gigi D'Alessio. Eccomi qua, buongiorno. Buongiorno. Ma ciao, Kiss Kiss a te, Kiss grazie Kiss a te, di essere Gigi. Qui con noi Gigi, e poi approfittiamole subito, scusate, off topic, ci permetti Gigi, bene, tanto bene. Noi siamo sei di casa, ma qui bene. Tanto ormai una volta che sono venuto non puoi più tornare, anche perché sei chiuso dentro, non puoi uscire, le chiavi ce le abbiamo noi, quindi questa mattina Max stavamo parlando di dialetti, giusto? Sì, e allora chi meglio dell'ambasciatore? Sì, allora tu sei ambasciatore non solo della musica napoletana ma anche del dialetto napoletano, però non confondiamo, il napoletano non è un dialetto ma è una lingua. Bravo, ce l'ha appena confermato anche il presidente dell'Accademia della Crusca, che ha detto il napoletano è una di quelle lingue che possono essere giudicate a lingua. È proprio una lingua, non è un dialetto. Però tu quando sei in giro per il mondo e trovi qualcuno che non parla napoletano, per divertirti, ce l'hai una frase incomprensibile da citare che tu dici, adesso ti dico una cosa, vediamo se capisci, ce l'hai? No, io di solito dico, siccome sono uno che non molla, no? Dico sempre, c'è tu pappi ci vicina a nuce, rammo timba che ha despertoso. Grandissimo. Adesso devi tradurre perché disse il tarlo alla nuce, dammi il tempo che ti faccio il buco. Ti faccio il buchetto e quindi ti apro. Con la pazienza. Con la pazienza, piano piano, sai, perché di solito io dico sempre che noi siamo nati per non avere. Giusta considerazione. È un po' tutto il meridione, questo. Il sud del mondo è nato per non avere. È vero. Ma manca a farla apposta, siamo anche le persone più felici. È vero. Perché nella povertà siamo quelli che si aiutano tutti. Come diceva il grande Totò, no? Che dice più facile trovare. Io dico sempre le cose dei grandi, manca a farla apposta. No, tu che ci fai, capo? Se dico le cose dei grandi. Guarda che mi alzo in piedi, mi srotolo, divento due metri. Occhio, eh. No, però allora, è vero, allora, la citazione è doverosa. Quando tu sei nato per non avere e poi le cose le ottieni, le apprezzi quindi, di più. Chiaro. Esatto, non solo le apprezzi di più, quindi ci devi lavorare di più. È vero. Questa è la verità. È vero. E quindi ecco perché questo detto disse il tarlo alla nuce, dammi il tempo. E a proposito di lavorare per tanto tempo, quasi 31 anni ormai di carriera, e ce n'è di lavoro dietro. Ce n'è, perché soprattutto non siamo stati per niente agevolati. Ecco, per esempio, tutto. Ah, ma non hai fatto X Factor, quelle cose lì, un grande fratello? Sei diventato famoso perché sei bravo di tuo. L'isola dei famosi. Incredibile. Non sono diventato famoso. Io ho la più grande fortuna, quella di fare un lavoro che mi piace. Bellissimo. Ed è quello che vorrei augurare a tutti. Noi viviamo in un paese dove purtroppo chi si laurea in medicina è costretto ad andare a fare il cameriere, oppure chi si laurea in giurisprudenza è costretto a stare al call center a rispondere al telefono. Questi che ci chiamano dalla mattina a sera ogni giorno, non ce la faccio più, che ci vogliono far cambiare, se passa qua, passa là, tieni la luce, tieni un gas. Cioè, io ricevo 30 telefonate al giorno. Che non Peggio è il problema, non è la telefonata, non lui, no? Guarda, che questi qua magari hanno 7 lauree e tu li mandi pure a cagare senza sapere. Quello mi dispiace. Senti, a proposito di carriera, 31 anni di carriera, e siamo qui a testimoniare che non si è la fiammella che ti ha tenuto acceso, questa passione non si è mai affievolita, no? Però qual è stato l'incontro, a proposito di fiammella, l'incontro più illuminante della tua carriera? Quello che ti ha fatto dire, porca miseria, che fortuna che hai avuto a incontrare questa persona. Ma io ho avuto la fortuna di incontrare la musica, perché poi è la musica che ti apre le porte, perché la musica paradossalmente è scostumata, è maleducata, entra senza chiedere permesso. È vero. Però nessuno la caccia. Esatto, nessuno la caccia. Tu riesci ad arrivare alle persone, poi ovviamente devi essere anche una persona che si deve porre degli obiettivi, no? Se tu stai a casa e aspetti che arriva Babbo Natale che ti porta i doni, hai voglia di aspettare. Certo. Il discorso è che io dico solo chi fa sbaglia, però bisogna fare.
Bravo. Perché bravo. Poi soprattutto se sbagli impari. Ma dici perché cosa? Altrimenti non impari. Stai dicendo stamattina cosa? Sono troppo saggio. Bravo, ecco, basta, sembri un papà, guarda. Stai parlando da papà. Ma la cosa bella è che abbiamo il 20% di quello che hai detto l'abbiamo capito anche noi. Ma pensa un po', pensa un po'. Però ci viene distinto. Adesso dirti una cosa. Anzi, se tu sapessi dire, te lo direi. Adesso la ascoltiamo. Che capolavoro. Questo capolavoro. Poesia. Bravo. Poesia pura. Sì, te sapesse Richard, questa la musicalità del napoletano, anche chi non sì. la capisce il dialetto napoletano conferma che comunque perché ha una musicalità ecco, pazzesca. Ecco perché ti dico che è una lingua. Il napoletano ha un suono, certo. Cioè nelle parole certo. c'è il suono, non a caso le canzoni, tu prendi la più brutta canzone in italiano, ok? E la fai cantare in inglese, diventa un evergreen. Se prendi la più bella canzone in inglese, la traduci in italiano, My Way, per esempio, diventa Sei la mia strada. Ok, guarda, sembra la canzone brutta. Dell'Anas. Infatti, no, invece una canzone da... Invece il napoletano è come l'inglese, ha il suono nelle parole. Ecco, a proposito di parole, perché se te sapesse ricere, che è il tuo nuovo singolo che abbiamo sì. appena ascoltato, c'è non so se è una citazione alla voluta poesia non è, d'amore io non, di De nemmeno Filippo. Non la conoscevo questa poesia. Però c'è qualcuno che l'ha notata questa cosa. Sì. Cioè, però, tra l'altro domani è il compleanno di De Filippo, grande omaggio al grande De Filippo. Grande, perché molti hanno abbinato amore. Il titolo della canzone sì, alla sì. poesia di è De Filippo. È come dire amore. Amore, se vede la parola amore dappertutto. Lui mentre dice, si potesse dire che lo cuore dice, quando sarebbe felice si tu sapesse di. Ok, e si potesse sentire che il tuo cuore sente, dicesse eternamente voglio restare con te. Poesia cioè, pura. Il discorso. Ma il cuore sa scrivere, il cuore è un alfabeto e con mano poetica non sa cantare. Se imbrogli, sposti il virgola, un punto ammirativo, mette un congiuntivo e non c'è da sta. E tu che stai a sentire, ti imbrogli appresso a is come succede spesso. E addio felicità. Ragazzi, questa, abbiamo citato la poesia di De questa Filippo. È di De Filippo. Invece il testo mio è completamente è una poesia diverso. Dedicata è un testo dedicato ad una donna, no? Dice, certo. Io vorrei saperti dire che, poi in effetti nella canzone lo dico. Ok, cosa vorrei saperti dire? Quindi noi diciamo i cantautori hanno un po' il dovere di essere la voce un po' di quelli che non riescono ad esprimere, giusto, a tirare fuori delle giusto, cose. Giusto. Quante persone poi usano magari, la tua canzone? Poi magari c'è chi la usa per un figlio, si deve sapesse dire cosa sei per me. Quindi okay. Attenzione perché Gigi D'Alessio vi sta chiedendo il copyright per tutte quelle volte che avete detto qualcosa di bello con una canzone. No. Quante volte siete andati appunto grazie a una canzone guarda, di Gigi che ci ha aiutato? È una canzone, è un testo che può dedicare anche una mamma a un figlio certo. ad una mamma. Ma quando si parla di amore credo che sia universale e trasversale. Io l'ho scritto d'amore, ovviamente l'ho scritto per la mia compagna. Bello. Per un attimo c'eravamo illusi, pensavamo un pochettino anche a noi. Ma ma dove li trovi le parole per scrivere poesie così intense? Tu come, cioè, qual è la tua comfort zone? Noi la chiediamo sempre questa cosa. Guarda, qui non esiste una regola. Non esiste una regola. Cioè sei in macchina oppure sei al ristorante? Le canzoni, per esempio l'amore, quello che ho scritto con che ho fatto il duetto con Fiorella Mannoia, sì, te lo giuro, l'ho scritto in macchina, nemmeno io guidavo, no, c'avevo Tramici accanto a me, ho detto sì, andiamo a fare Roma Milano e che facciamo? Tanto dream, niente più scriviamo acidice. Una canzone, proviamo a scrivere una canzone. E ho scritto, te lo giuro su Dio, ho scritto l'amore in macchina. Un collega diceva le canzoni nascono da sole, ma le canzoni guarda, te l'ho detto, non c'è una regola. Io mi siedo di solito al pianoforte e mi faccio è la musica che mi fa trovare le parole. Nel mio caso bellissimo, hai detto poi una c'è cosa. Pure chi scrive prima i testi e poi ci mette la musica, certo. Per esempio io quando ho scritto le canzoni con Mogol, il sommo poeta Mogol voleva che io gli portassi la musica cantata in un finto inglese. Questo era il metodo che usava lui con Battisti e con Mogol insomma abbiamo scritto tante belle canzoni, insomma. Ci hai detto un bel segreto. Io in inglese, io non so manca parlare italiano, figuriamoci in inglese. Qua dentro sei il benvenuto perché siamo a posto, Perfetto, siamo confermati. Quindi io gli dovevo cantare la musica, One Send Go Anyway, capito? Cioè lui voleva queste finali per fare il testo. Come facciamo un po' tutti. Esatto. Perché poi sa che la musicalità del napoletano veniva adattata. Perché lui che scriveva in italiano voleva il finto inglese per avere la metrica, la metrica
con le finali. Ok. E allora, a questo punto, a proposito di metrica, perché lui è bravissimo, adesso diventa, è diventato per qualche tempo, ma lo è ancora, perché poi quando si diventa capo di una crew, capo di crew, che non è una cattiva parola, ha preso i più bravi rapper d'Italia, li ha messi tutti quanti insieme senza farli litigare, che è tanta roba, che già quella è la prima operazione, poi è riuscito anche a fare una canzone fra l'altro stupenda che possiamo ascoltare. Il problema non è prendere solo loro, è loro con tutti quelli che si portano dietro, con le crew, perché... le crew con le crew. Cioè, era un'impresa. La lì ci serviva il capofila. La canzone in questione, ragazzi, un grande classico, rivisto e corretto alla grande. Buongiorno a tutti, che non si deve mai negare. Buongiorno, lui ci ha raccontato, tra l'altro, qui a Radio Kiss Kiss, mentre eravamo a microfoni spenti, tutti i segreti di questo backstage, di questa impresa, perché è una vera e propria impresa. E abbiamo capito che il nostro Gigi D'Alessio è un giovane, un super giovane, ma anche un po' giovanissimo. Guarda qua. Sì, un limbo. Questa è stata un'operazione. Sì. Inedita, forse la più riuscita, perché era la prima volta che si univano tra virgolette questi due mondi, poi non sono così distanti. È vero, okay? Verissimo, perché tutti, ci sta soprattutto chi scrive questi grandi critici che parlano di musica, non c'è niente praticamente la musica, cioè che vogliono sempre mettere ste barriere, no, perché questo così non è bello. La musica è una, siamo tutti figli della stessa musica. Bello. Io dico sempre che è come una donna nuda, una donna, la musica è femmina, cominciamo a stabilire questo. E su questo e siamo d'accordissimo. Poi gli metti il giubbino di pelle, diventa rock. Gli metti il tailleur, diventa chic. Gli metti l'abito da sposa, diventa romantica. Che la lasci nuda, puoi cantare ugualmente. Ma è sempre la musica. È vero. Cioè, quindi è sempre la stessa donna. Ecco, quindi, questo è un po' quello che voglio dire. Il seme l'hai trovato, il seme musicale, hai riunito persone dei più generi musicali più disparati. Però adesso facciamo un salto indietro e torniamo appunto a questo tuo invito ai ragazzi giovani. Noi facciamo una rubrica che si chiama Vita da Boomer, perché abbiamo scoperto che i giovani, soprattutto l'ultima generazione, usa delle terminologie incomprensibili. Esatto. Tu ti sei capito sempre con questi ragazzi, oppure quando ti parlavano bella fra, ciao zio, non sa cantare? Ma guarda, io ho la fortuna di conoscere tanti, non solo quelli napoletani, anche quelli diciamo italiani. a volte parliamo come se Napoli stessi capito? All'estero. In effetti è così. E quindi è un po' così. Sì, è un po' così. Quindi di solito li capisco. Facciamo subito la prova. Allora, vai. Se io ti dico cringe, non te le dice lui perché lui è più boomer di te, sicuramente. Capirai. E di me. Cringe, che cosa significa? Cringe è una cosa striminzita, cioè una cosa. È cringe. No, cringe significa imbarazzante. Quando uno dice mamma mia, come sei cringe? Come quando ti hanno detto che venivi ospite da noi due, tu eri un po' imbarazzato, eri cringe. Ero cringe. Però sei un signore seduto qua al medio. Invece se ti dico ghosting, il ghostare. No, questo non lo so. Non lo sai. Come no? La ghostiera amalfitana. Non è, signor. Sicuramente è fantasma. Bravo, ci sei vicino. Sparire, quando tu sparisci. Ma ghostare, quando mi ha ghostato. Però ha superato la prova boomer. Oppure crash. Crash è rotto. Di solito crash è rotto. No, non è così. Significa la cotta, l'innamoramento. La canzone di Gigi Alessio mi ha fatto fare crash. Capito? Okay. No, meno male. Se è perché per me crash significa. Capito? Ha fatto un'altra cosa. Però invece di ghostare, cioè di sparire, tu invece torni. Perché adesso a breve ci sono novità, no? Ci vuoi accennare qualcosa? E diciamo che. Grandi il comune novità. Mi ha chiesto l'IMU perché ho occupato Piazza del Plebiscito per più di 10 giorni. Sì. Cinque date. Ricordiamo che ha avuto i grandissimi artisti da tutto il mondo, nomi pesanti, e è andato a Piazza del Plebiscito una volta e l'hanno riempita sì e no. Qua siamo sull'ordine di ormai un mese, Piazza Gigi D'Alessio, ex Plebiscito. Piazza Gigi. Allora, diciamo per chi volesse raggiungerci da ovunque in Italia, 26, 27, 28 maggio, 2 e 3 giugno, 5 date per questo spettacolo, Gigi, uno come te. Allora, ti devo dare una brutta notizia, cioè? Vedo che dici ci volete raggiungere, perché pure se ci raggiungono... È sold out. E questa è un'ottima notizia, quindi ci possiamo permettere... una grandissima soddisfazione. Per venire a Napoli... pochissimi biglietti
ancora per il 3, l'ultima data. Possono venire a Napoli e stare, che ne so. Però se vengono a Napoli sicuramente avranno cose più belle da vedere. Ragazzi, questo è l'amore che ha per questa città doverosa. Ci mancherebbe. Ci avevi promesso, e questa è a beneficio di tutti i giornalisti che aspettano l'imbeccata, i nomi di qualche ospite, di perché ancora non è uscita. Non è ufficiale. Dai, uno scoop a Radio Kiss Kiss. Dai, chi ci sarà? No, la cosa importante è che per chi non potrà ovviamente raggiungerci e chi non ha trovato i biglietti, lo potrà vedere il 1 giugno in televisione. Su Rai 1. Ecco. Su Rai 1. Qualche ospite. Dai. Vabbè, vi dico Tananai. Ok. Poi? Max Pezzali. Ah! Già con questi due abbiamo fatto mezzo plebiscito. Non c'è due senza tre, dai, se no lo dico io. Non c'è due senza tre. Attenzione, vai, giochiamoci il terzo. Pure Nino D'Angelo. Wow! Vabbè, allora, signor, il terzo. Il maestro Nino D'Angelo. Questo ci salutiamo. Perché, quindi... Questo vale due. E poi per dare sicurezza e gioia a tutti quelli invece che saranno presenti in queste giornate a plebiscito, confermi che noi due non ci saremo. No, ha messo proprio il cartello fuori, noi aspettiamo fuori. Esatto. E attenzione, c'è anche il tour dove c'è il Sole Tour, una data imperdibile al Forum di Assago, dove metteremo una bandiera il 4 ottobre, confermi? Esatto, sì. E poi il 5 parto per Canada e Stati Uniti, proprio il giorno successivo, perché io ho 5 concerti. E riportati in Canada pure, e 3 negli Stati Uniti. E riportati pure Lorenzo, se ci sei. Se lo va bene, sì. Io credo che lui vorrebbe ritornare. Sì, con Pillo Fried che fa là. Lo chiederemo a lui. Grande tour di Gigi D'Alessio, dove c'è il Sole Tour, non perdetevelo. A Kiss Kiss c'è sempre il Sole. Bravo. Ragazzi, bravo, e dopo questa chiusura noi restiamo zitti. Basta. E facciamo dovete parlare la musica. Per un mese. Per ma un no, mese. Noi a sentire molto dovevamo stare zitto da quando abbiamo iniziato questo lavoro. Grazie Gigi, è sempre stato un piacere averti qua. Torna quando vuoi, hai le chiavi. Grazie. Anzi, ti lasciamo qua. È stata una piacevole mattinata insieme a voi. Ragazzi, registrate, non ci ha insultate, ha detto che è piacevole. Allora noi adesso ascoltiamo Imagine Dragons, New Kiss dal titolo Waves. Grazie Gigi. Grazie. Good Morning Kiss Kiss. Dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 12, solo su Radio Kiss Kiss.